Allora, tipo, siamo qui dopo un mese che non facciamo video, siamo indietrissimi. Due? Non mi ricordo neanche che Pokémon ho. Oh, ok, perfetto. Allora, intanto Ah. comincio a leggere le domande, che dici? Vai, vai, contessa, vai. Allora, Marco Tosoni chiede, vibrava e mo'? Mo' Pinic. Nicky Neghe chiede, Zeffo, come ti senti ad avere un meme morto in squadra? Piccione. La tua faccia è morta. Onesto. Caterina Ciulla chiede, Malna ha un ciano malnuario? Non ho capito l'inside joke, sinceramente, mi spiace. Ok, questa è una domanda piuttosto importante e difficile da fare. È più divino Quillfish o Dunsparce? Sparso ovviamente, che domande sono. Vabbè, fra i due schifi è meglio quello che fa meno schifo, giustamente. Sempre Freedom33 chiede: che ne pensate delle hack-rom spagnole? Io Hola! vengo a casa tua e ti picchio e dopo ti mando Donovan sotto casa. Non è una bella cosa, ma non penso che abbia letto Berserk, quindi non può capire. Solo i veri uomini leggono Nel Berserk. dubbio leggiti Berserk, che è un bel mango. Non guarda l'anime perché è fatto col culo. Sempre Freedom. Cosa ne pensate del Cazzo. GDR Catania e dintorni? Ma non sono siciliano. Sono un pochino più su, giusto quel Ma un po'. bel po' tanto. Un po'. Oh mio dio, Trophius. Ho un Pokémon d'erba in squadra? Sì, Breloom, ciao. La nostra amichetta Garzomb Tijinka chiede: Pokémon di tipo folletto preferito? Silveon. Ci ho anche Slurpuff. pensato. Ma è bellissimo. Lo so, è una torta! È una torta con i piedi! Kay Faraday chiede: Lord di Fire Emblem preferito? Risponda prima lei. Rise our boy! Rise our boy! Ora. Rise our boy! Per quanto io adori Path of Radiance e Radiant Dawn, il mio lord preferito, incredibilmente, è Hector di Fire Emblem 7. Incredibilmente. Incredibilmente, no, ascolta, non vuol dire. Magari il mio lord viene dal mio gioco preferito, ma Ike lo metto sotto Hector, preferisco Hector. Da Maverick Blast chiede: spin-on dei Digimon odiato. Aspetta, Dragon Ball. No, 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 ce n'è uno più peggio. Dragon Ball GT. Duel Masters. Te lo Dove ricordi, Duel Masters? mai? Io avevo le carte, ma non ho mai visto l'anime. Anch'io. Tra l'altro, probabilmente avevo una delle carte più forti del gioco e non lo sapevo. Ma non è durato niente quel gioco, quindi. Non era neanche brutto, eh. No, no, era dove ti. Cioè, era simile a Magic, se non mi ricordo male. Sì, però era molto più semplice. Meno male che Cioè, Magic usavi è le andato. creature come se fossero terre e tappavi dopo l'attacco. Però, Sì, sì, no, sì. adesso dovrei riprenderlo in mano, ma non lo farò. Emilio il Figo chiede: scusate per la do scorsa domanda fatta in un momento di noia. Cosa ne pensate? Cazzo, no! Cosa ne pensate della Dark Polo Gang e dei Pischelletti Dark? E ti rispondo con porto pesi La gang non sull'orlo. si Sai infama. che non la passo, Cristiano Ronaldo. Ok, no, e sono praticamente dei Gucci Boy, ma bianchi. E che non bisogna prenderli sul serio. Chi li prende sul serio ha dei problemi seri. Tanti problemi Non li ha seri. presi sul serio. Ah, Ah, Padumus! Ah, quando è che muori? No, anzi, non presto, farlo. spero. Oddio, c'è una presenza mistica adesso, non è Jack. Mister Peppo GR. Non sono domande, però scrive: ah, volevo dire ah, così ignorante. Più che altro adesso mi chiedo come farà, visto che cambieremo il nome del canale, voglio vedere cosa si inventa lui. Buco Puco e Zeppa. Non lo so. e se lo fa davvero. Allora, poi. Darky701 chiede: vediamo un po'. 2 secondi che devo far fuori Mamel. Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! GX e perché? Yu-Gi-Oh! GX.
forse. Allora, per l'anime il primo, per il meta GX. Ma GX a Judai, insomma, dai. No, era da GX a Zane, è l'unica cosa che lo salva. E Chaz allora non lo salva, eh. Ah, è giusto, c'è anche... Quell'uomo e le reaction pic sono un tutt'uno. Vediamo un po'. King Machi chiede: porterete sul canale le vostre vecchie hack? C'è un problemino. Forse ce l'ho sul vecchio computer di mio padre. Però l'hard disk, insomma, è una cosa che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Proprio ultimamente glielo devo cambiare, cioè devo sistemarglielo, quindi non lo so io. Se ce li ho ancora, poi. Io penso di avere sul vecchio PC che ormai non funziona più. Ho ancora la vecchia versione, quella vecchia che aveva fatto Zeffo di Scarso Edition, e basta. Perché... Ma quella lì è ancora su Mediafire. Sì, esatto. Poi, allora, due secondi. Ecco, Pietro tira e quazza Emperor Hardin. Vabbè, di, dai, ho capito. Di Akania, non lo so, Vediamo un po', domanda seria. Leggendario preferito? Giratina, ma l'avevo già risposto. No, non l'avevo ancora fatta, mi sa. Il mio... Oddio, non lo so, mi stai mettendo in crisi. Vabbè, sicuramente Vulcanion è così bello quel coso che... Mamma mia, esteticamente è una bellezza. Mamma mia. Me lo sposerei. Penso Jirachi. Penso. Ma Jirachi è uno dei Pokémon misteriosi, non è leggendario. Sì, ma sai che l'ho catturato. Ho trovato Absol. Quasi quasi lo catturo. Allora, seconda domanda sempre di Pietro. Sono stati gli Zingari? Porca troia. Ok. Prossimo. Mi è mancata questa serie, mi è mancata, lo ammetto. Vediamo un po'. Vabbè, gli Zingari sono quelli del Timidro alla fine, no? Quindi... Non so come chiamare Absol. Crowling. Lo chiamerò... No, lo chiamerò Ab... Absolo. Aspetta. No, stai zitto. Ab Eater. Perché Absol, Ab Luna, Ab Eater. T'ammazzo. E se al posto della pubblicità di giorno e notte ci fosse Ike che fa Eater? Cozzo no, chiede, Paco, cosa ne pensi della verdura? Cozzo! È un meme morto. E sei un negro, ok? Ecco. Ed è un complimento. Allora, poi. Uno che commenta. Si chiede. Cattivo principale di JoJo preferito? No, penso... Kira. Akira Toriyama. E se sono i Pillarman? Dovete dire quali di questi preferite. Insomma, sembra che ci siano molti dubbi su questo. Allora, ancora Freedom? Ah, ma vabbè, che è la quinta domanda, penso, se ho contato bene, ma vabbè. Cosa ne pensate dei Fakemon di Pokémon Vega e Altair? Che non l'ho mai giocati, non l'ho mai viste, so che esistono ma non l'ho mai viste, e quindi boh. Io ho giocato a Vega e devo ammettere che i Fakemon sono carini, tranne... Aspetta che chiamo Castform Tette, perché sennò è anche femmina, quindi è a posto. Bello. Tette con l'H finita. Vai, via. Ok. Alcuni Fakemon sono fatti molto bene effettivamente, alcune linee evolutive sono molto belle. E ci sono però alcuni che sono degli obrobri, tipo, non mi ricordo il nome, era lo starter fuoco di Vega, che era una specie di coughing con un occhio sulla parte maggiore, uno su quella minore e con le sferette di fuoco intorno. Non mi è piaciuto, no, mai nella vita. Giovanni, statistica Pokémon preferita? Attacco spaziale. Ok. Mirvo. Vaffanculo, Mirvo. Pokémon preferiti. Il mio è Charizard. Perché? Il mio è tua madre. Simone Olla chiede:
Paco, cosa ne pensi del nuovo capitolo di Fire Emblem presentato nel Direct? Se intendi Ecos, l'ho già provato, l'ho già finito, ed è una madonna bello, quindi compratelo. Ne conviene molto, vi tiene via tanto, io ci ho impiegato penso 2 settimane a finirlo a livello normale, e già a livello normale è piuttosto difficile. Ti tiene via un bel po' di tempo e c'è anche un postgame, che è carino, ve lo consiglio, comprate pure Fire Emblem Ecos, tanto dovrebbe essere uscito qualche giorno fa, quindi. Manui01 chiede... Ah no, aspetta, questo qua è un po' più complicato. Allora, mio zio lavora alla Game Freak e mi ha detto che il prossimo gioco Pokémon sarà Pokémon Plutone, sequel diretto della saga di Sole e Luna. Sarà presente un Mega Flygon e un Mega Victreebel, sarà organizzata una nuova Lega Online e ci saranno nuovi metodi per lo Shiny Hunting. Come starter ci saranno quelli di quarta gen ed avranno una Mega Evoluzione che gli cambia completamente i tipi. Cosa ne pensate delle nuove sedi dell'IKEA? Oddio, da me sta iniziando a piovere fortissimo. E cosa c'entra con la risposta? Non lo so. Un po' come la domanda. Effettivamente. Che bello. Comunque sì, sono molto belle le sedie dell'IKEA. Almeno costano poco. Anche perché costano 2 euro. Esatto, quindi. Conviene comprare dall'IKEA. Ho un prodotto piazzamento. La tua faccia è piazzata. Fuck you Avon di Lakin Warrus con un altro hashtag. Paco, esci le tette. Quando vuoi in privato me lo dici, te le mando. Mia nonna mi ha dato una borsa del Simpli, devo preoccuparmi. Cazzo, ho sbagliato. Vediamo un po'. Seconda domanda. Come ha fatto il gruppo Telegram tra Shitposting e Mirvoman a non morire dopo 2 ore? Buona domanda. Esatto. Come ha fatto? Comunque, giusto per informazione, c'è un gruppo Telegram, qua in descrizione c'è il link, venite per shitpostare con noi. Fuschio chiede, ma se io sono Batman, chi è Batman? Il mio vicino di casa. Sono io. Ah. Poi, Steve KM50 chiede, meme preferito? Il piccione, ovviamente. Ah, pensavo fosse Somebody Once Told Me. Piccione. Ok. Allora, Christian Corsi chiede, parte del corpo umano preferita? Allora, la scapola. Siamo entrambi etero e... La scapola. Sì. No, beh, lo sterno. Cioè, insomma, lo sterno ha quel fascino quando è rientrante, soprattutto. In ogni caso, Nikini che gli risponde con piedi con patate. E sono finite le domande e facciamo un po' di applausi a Nikini che ha risposto con qualcosa che non ci aspettavamo minimamente. No, che ci aspettavamo un po', però vabbè. E adesso dirò una cosa a Paco che sicuramente non si aspettava. Cosa? Ehi Paco. Io ho appena battuto Alice. Come l'ho appena battuto? Sono arrivato da Forestopoli io. Ops. E ragazzi, la puntata anche per oggi è finita. Vi aspettiamo. Voglio bene, Paco. La prossima settimana di mercoledì con il prossimo episodio. E vi ricordiamo di lasciare una domanda con Fuck You Avon. Ciao. Ciao. Sta zitto. Ah. Cretino.